Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi siamo con il signor Alessandro, proprietario di un immobile qui a Roma, e il quale si è affidato alla nostra agenzia e oggi ci racconta la sua testimonianza su come si è trovato con la vendita dell'appartamento. Prego, Alessandro. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, io avevo una situazione un po' particolare, nel senso che casa era tutta quanta da ristrutturare. I costi poi sono andati alle stelle, lo sappiamo tutti, soprattutto il materiale. E quindi non sapevo onestamente che prezzo fare, anche se più o meno mi ero orientato, però l'handicap era proprio quello. Case popolari, vivibili, bene, per carità. Anche senza ascensore, se vogliamo, però le palazzine sono basse, quindi non so, non sapevo a chi rivolgermi, a dire il vero. Da solo no, non lo farei mai, perché poi da solo ci sono un sacco di complicazioni, non si sa, non ci si fida di nessuno, E di rischi. e anche grossi rischi, perché non si sa la persona che si presenta, magari si presenta bene, è una persona altolocata, invece potrebbe essere il classico truffatore, e purtroppo oggi ce ne sono tanti. Quindi a questo punto, tramite un amico che poi praticamente è un parente mio, mi ha detto, dice, guarda, io conosco una persona veramente valida professionalmente, sa il fatto suo e ti presenterà la casa in maniera veramente come non te l'aspetteresti mai, e vedrai che alla fin fine più o meno raggiungerai forse il prezzo che avrai in mente. Quello che è, chiaramente, premetto una cosa: con una casa non ci si diventa ricchi, almeno io, questa è la mia prerogativa, a meno che uno c'ha una casa non so dove, vabbè, è stato fortunato, un valore bello Però avevi comunque sostanzioso. una bella casa, quasi La casa 100, era bellissima, 120 quadri, però vicino all'Università di Roma, esatto, insomma, quelle quindi. sono chiaramente la mia, per carità, stavo vicino alla terza università a San Paolo, si trova. Quindi eccetera, però sapevo pure che X poteva arrivare fino a un determinato prezzo, potevo chiedere la luna, No, abbiamo è fatto una stima impensabile. professionale, una Chiaramente valutazione. con il signor, e ho conosciuto il signor Leonardo Raso, che devo essere sincero, si è presentato veramente persona professionale, con etichetta Grazie. ineguagliabile, e lo consiglio a tanti, rivolgetevi con fiducia. Quindi, da un primo incontro, così un pochetto per parlare, lui pure vede e capisce un po' che la situazione forse si poteva fare, però c'era bisogno di un secondo incontro, che è avvenuto, perché il primo incontro è stato durante la sera, e nella sera vedi casa, però non ti rendi conto nel giorno come ti appare, perché devo essere sincero, la casa è venuto a un sole tanto, quasi quasi ci si mette gli occhiali scuri anche dentro le Tripla monocolare, esposizione est dentro sud ovest, le monocolare. quindi veramente Esatto, quindi piena una di luce. posizione invidiabile da quel punto di vista lì. Oltretutto poi comunque anche come angolo di casa, diciamo, affacciandosi c'è di tutto, c'è di tutto, dalle attività universitarie ai negozi, due metropolitane, cioè tutto sommato era appetibile, al di là poi che era da ristrutturare, quello lo sapevo. E che parliamo sempre di case popolari, comunque fatte anche molto bene. Parliamo del 53, che tutto sommato era molto dalle ricostruzioni. I costruttori Sapevano avevano un po' costruire. di cervello. Oggi belle case, bisogna stare un po' attenti dove si va. Comunque, detto ciò, dopo il primo incontro, il secondo. Nel secondo, chiaramente di giorno, chiaramente il signor Lorardo ha visto forse quello che dicevo. Dico, beh, tutto sommato sì, si può vedere. Vediamo un attimino, cerco di sistemare anche la situazione. Avevo dei mobili e dice, con questi mobili io poi cercherò, ho i miei collaboratori, di dargli una certa impronta, e quindi è come se si rinnoverà con questa impronta, e soprattutto darà un effetto ottico veramente buono, Che che sarebbe poi l'attività di home staging che abbiamo sarebbe la fatto. famosa attività di home stage, quindi eccetera. Quindi io ho visto come l'ha allestita, sono entrato perché avevo lasciato le chiavi, però una doppia chiave mia, La chiaramente sono curiosità era entrato, la troppo curiosità forte. era forte, dico fammi vedere, in effetti già non la riconoscevo più, non sembrava più la casa dove entro. Chiaramente poi ho fatto qualche altra modifica, eccetera, eccetera. Comunque
quando è stato il momento dell'open house, le persone di giorno, sole, una giornata spettacolare, a parte Vero. proprio il sole, la casa che ho venduto anche con nuvola dentro uguale, comunque col sole ancora di più, e quindi tanta gente è rimasta meravigliata. Poi ognuno ha fatto le sue offerte, eccetera, eccetera. C'erano quasi 60 persone quel E giorno. erano 33, ma in realtà erano tutte coppie, quindi parliamo Esatto. di una sessantina facendo il doppio, Certo. eccetera. E queste persone, insomma, sono rimaste molto colpite dalla presentazione, dal sole, dall'esposizione, da come era stata composta in maniera veramente egregia, nulla da eccepire. E quindi hanno cominciato a fare le offerte, fino a che poi c'è stata una disputa in due. E una delle due l'ha avuta al prezzo poi che inizialmente, poi ho fatto un inizio e un fine, Possiamo dirlo cioè che hai venduto al prezzo pieno che noi chiedevamo in pubblicità, che al prezzo era quello pieno, che desideravi in esatto, assoluto, sì insomma. signore, al prezzo pieno, in pubblicità. E Sono tutto riuscito sommato in tempi e brevi. in tempi soprattutto brevi, perché dall'open house, cioè prima c'è stato certo il discorso di allestirla, c'è Certo. stato un periodo che bisognava allestirla, quindi i giorni sono passati per quello. Ma al momento che c'è stato l'incontro, al momento dell'offerta, che finalmente che è stata quella proprio della pubblicità, neanche una poco più di una settimana, più o meno, dai 7 agli 8 giorni, tutto fatto. Quindi insomma. Quindi grazie al signor Leonardo, grazie all'RR Immobiliare. Grazie anche la casa ha dato il suo aspetto, grazie a chi ha collaborato ad allestirla e quindi con questo ha dato ancora più, no, più miglioria nel presentarla. Io sono soddisfatto, consiglio a tutti all'RR Immobiliare, con fiducia, è una persona a modo, è una bravissima persona e venite da lui, non sarete mai delusi, ve lo Alessandro, consiglio. grazie mille per la testimonianza, sono contento che ti sei trovato bene e quindi sono sicuro che parlerai bene anche di noi con tutte le persone che Certo, conosci. senz'altro, Bene, senz'altro. grazie Prego. e buona vendita a tutti con LR Immobiliare. Ciao! Arrivederci a tutti.